Abbiamo raddoppiato, avevamo annunciato solo il presidente federale Mario Scarsella, al mio fianco c'è anche il vicepresidente Paolo Poddighe. Presidente, ieri l'aveva definita la grande festa del tiro con l'arco, possiamo dire che è iniziata alla grande. Beh, vedo che hai raddoppiato perché hai anche due microfoni, quindi complimenti anche per questo. È vero, abbiamo raddoppiato, ho detto ieri che era una sfida ed era la grande festa. È realmente la sfida, credo che l'abbiano vinta già da questa mattina, però il campionato finisce domani sera, quindi aspettiamo a dire se questa sfida è riuscita o meno. Inizialmente è riuscita nel migliore dei modi e quello di bello è vedere tutti gli atleti sulla linea di tiro senza recriminazioni, col sorriso sulla faccia, stanno facendo una bellissima gara, nessuno sta recriminando e quindi vuol dire che è iniziata la gara nel migliore dei modi. 119 bersagli, uno dietro l'altro. Presidente, lei di gare ne ha viste ormai a milioni. Che emozione è? Beh, un'emozione stupenda. Io credo di aver visto tantissime gare, a livello outdoor e a livello indoor. Mai ho visto una gara con 120 paglioni in un'unica linea di tiro. Ho visto gare con più atleti partecipanti, con 2.000 atleti partecipanti, con 1.600 atleti partecipanti. Qui arriviamo a quasi 1.000 atleti partecipanti, però li facciamo tirare tutti assieme. Quindi gare del genere credo che non ne siano mai state fatte. Las Vegas, che è quella che quest'anno si avvicinerà ai 2.000 partecipanti, se non li oltrepasserà, è una linea di tiro divisa in quattro parti, quindi tireranno in quattro padiglioni diversi. Quando abbiamo detto noi la faremo su un'unica linea di tiro, nessuno ci credeva e questa era realmente la sfida iniziale. Una sfida vinta, vicepresidente Paolo Poddighe, di eventi ne ha organizzati a livello mondiale e ne usciamo da una grande manifestazione. Qual è lo sforzo organizzativo per organizzare manifestazioni di questo livello, con queste linee di tiro, con tutto quello che gira attorno all'organizzazione degli eventi? Ma diciamo che il problema è mettere su un'organizzazione di volontari e di collaboratori che riescano a supportare un evento al meglio. È quella la chiave di lettura di un grande evento, non tutta la parte, oltre alla parte organizzativa di supporto preliminare. Qua, come ha detto Mario, il Presidente, è stata una bella scommessa, secondo me vinta perché sta funzionando abbastanza bene, non ci sono stati intoppi e questa era un po' la nostra preoccupazione all'inizio. Devo dire che grazie a tutta l'organizzazione, sia della parte classifica, del team Ianseo, di tutto quello che sono il sistema arbitrale, i ragazzi di supporto al campo, anche organizzativo, stanno facendo in modo che questa gara e questo evento fili liscio. Credo che sia un grande esempio di organizzazione per tutti, ma non a livello italiano, a livello europeo, a livello mondiale, perché come diceva il Presidente abbiamo visto tante gare con tanti atleti, ma non metterli su una linea di tiro del genere in una gara indoor. Presidente, abbiamo intitolato questo spazio Presente, passato e futuro. Il presente è questo, che 2014 invece dobbiamo aspettarci dopo Rimini a livello nazionale e internazionale per i nostri arcieri? Il 2014 è un anno importante, non è ancora l'anno clou, perché per me l'anno clou sarà il 2015 con la qualificazione alle Olimpiadi e con l'Olimpiadi, con i giochi olimpici europei e con altre manifestazioni di altissimo livello. Però già nel 2014 le manifestazioni di alto livello arrivano, avremo le Olimpiadi giovanili. L'Olimpiadi giovanile e in primis avremo il campionato europeo giovanile in cui cercheremo, i nostri ragazzi cercheranno la qualificazione nel settore maschile, nel femminile grazie alla ragazza siamo riusciti a ottenerla, è riuscita a portarcela, per il maschile ci proveremo in Slovenia nel mese di maggio, quindi vedremo il lavoro dei nostri tecnici che stanno già facendo rivolto a quell'evento, vedremo quello che ci porta. Dopodiché avremo il campionato europeo che sarà prova valida di qualificazione per i giochi olimpici europei, quindi è un anno e in più avremo le solite gare, ormai le chiamiamo solite gare perché anche se si tratta di Coppa del Mondo, campionato del mondo indoor fra pochi giorni a Nîmes, Coppa del Mondo con quattro tappe, Medellin, Antalya, Shanghai e Wroclaw, e la finale poi a Zurigo, a Losanna,
vuol dire che ormai è diventata la prassi, però le gare più importanti, noi quelle che realmente ci teniamo, sì la Coppa del Mondo, ma in modo particolare alla conquista delle carte per poter partecipare a dei giochi olimpici. Quindi questo, io faccio un grosso in bocca al lupo ai nostri tecnici, ai nostri ragazzi, cercheremo di supportarli al meglio affinché riescano in questo. Abbiamo parlato prima della stagione a livello nazionale, al vicepresidente Paolo Podighe gli impegni continuano, abbiamo contato praticamente un impegno a weekend, il tiro con l'arco non ci abbandona assolutamente, anche a livello di calendario si continua ad entrare nel cuore degli appassionati non solo di tiro con l'arco ma dello sport in generale. Sì, un calendario che sta diventando oramai, diciamo, una cosa impressionante, esponenziale la crescita. Mi ricordo, ne parlavamo in consiglio la settimana scorsa, quando abbiamo inserito una tassa ridatta poi ai comitati per quanto riguardava l'attività giovanile sulle gare, proprio per cercare di mettere un vincolo e fossero organizzate anche da società che si impegnavano al massimo per supportare gli atleti. Ebbene, nonostante questo la gente continua a chiedere gare a tutti i livelli e siamo arrivati a un calendario circa 900 gare. Se pensiamo che l'India ha un calendario di 6-7 gare in un anno, credo che sia un impegno continuo e costante. Sicuramente sta diventando un lavoro gratuito dei volontari, perché poi la maggior parte di tutti noi fa altro nella vita e supporta questo nel fine settimana, e devo dire che sta diventando un impegno gravoso. Ma siccome comunque ci piace farlo, perché ci piace questo sport e questa attività, lo facciamo con grande passione e con grande coerenza rispetto a quello che abbiamo chiesto poi a tutte le società italiane in sede elettiva, quando effettivamente è stata data fiducia a noi. Credo che, come ha detto il Presidente, sta diventando veramente, tra calendario nazionale e internazionale, un impegno continuo e costante e anche pesante, ma finché ce la facciamo si continuerà su questa strada. Presidente, ha parlato prima dei giovani, oggi a Rimini ce ne sono tanti, qui abbiamo la crema. Il bello del tiro con l'arco e della fitarco è però anche alla base, numeri in aumento anno dopo anno, in percentuale sono molte le persone che si avvicinano al tiro con l'arco, è questo forse il successo più bello? Beh sì, diciamo che quello che ci fa maggiormente piacere è l'aumento, sì, l'aumento costante, anche se non di grandi numeri, però è un aumento che dà anche soddisfazioni del fatto del lavoro che stiamo facendo. Noi non abbiamo un milione di tesserati come ce l'ha il calcio, però continuare, quando abbiamo iniziato questa avventura parecchi anni fa eravamo 12.000, adesso siamo 24.000, vuol dire che abbiamo raddoppiato il numero, quindi abbiamo avuto una crescita del 100% in questo periodo. Questo ci rende soddisfatti, ma ci rende soddisfatti in modo particolare perché questa crescita è del settore giovanile. Settore giovanile che ha bisogno, che è il nostro futuro. Forse avremmo fatto anche sbagliato negli anni passati qualche passaggio col settore giovanile, però adesso l'abbiamo preso d'impegno seriamente, perché senza settore giovanile noi non abbiamo futuro. Però prima permettimi ancora una cosa, noi abbiamo parlato del calendario, però abbiamo parlato solo del calendario della parte olimpica, della parte per quanto concerne l'arco ricurvo. Invece dobbiamo dire anche altro, noi abbiamo altre divisioni, altri campionati. Il prossimo anno abbiamo un campionato del mondo di hunter e field che dobbiamo cercare in tutti i modi, in ogni caso, di far crescere, perché stiamo perdendo dei numeri, quindi forse è colpa nostra, dobbiamo lavorare tutti assieme per cercare di trovare le motivazioni per far crescere questa specialità. Campionato del mondo di hunter e field in Croazia, abbiamo un campionato europeo 3D in Estonia, quindi assolutamente dobbiamo stare vicino a tutti i nostri atleti che ci rappresenteranno in tutte le specialità con cui noi andremo a competere. Poi il settore giovanile, ok, d'accordo, si parla di qualsiasi arco, di qualsiasi specialità, però noi abbiamo realmente bisogno di far crescere questo settore. Il settore giovanile è di vitale importanza il prossimo anno, a parte il campionato europeo avremo tappe della Junior Cup a Mosca, avremo l'Olimpiadi giovanile, quindi è un impegno costante a cui noi crediamo e chiediamo anche di intensificare il lavoro ai nostri tecnici.
di più obiettivamente diventa difficile, ci sono discussioni, tutte le discussioni sono belle, sono atte a far crescere il movimento e quindi ben vengano da parte di tutti, da parte di tutte le istituzioni, da parte di tutti i nostri presidenti di comitati regionali, da tutti i presidenti di società, ben vengano quei suggerimenti che ci aiutano a far crescere questo settore. E di questi, chi vuole partecipare a qualsiasi discussione, noi gli diciamo grazie sin da adesso. Grazie al Presidente, al Vicepresidente per essere stati con noi e per permetterci anche di continuare le nostre dirette che sono lunghe, sono spero divertenti per chi ci ascolta, ma sono poi in realtà frutto di un'idea da proseguire, da portare avanti. Beh, il Presidente e il Vicepresidente invece porgono un saluto di buon 2014 a tutti gli arcieri che ci ascoltano da casa e alle loro famiglie. Auguri sinceri da parte nostra. Che sono tanti, grazie, grazie anche a Paolo Podi. Grazie a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Andiamo allora a salutare i nostri ospiti e torniamo perché nel frattempo 119 bersagli sono da seguire anche con i risultati.